27 anni dopo la strage di Capaci, sindaco, quanto bisogno c'è di legalità e sicurezza a Napoli? Beh, ma non è un tema solo napoletano, è un tema italiano. Il tema della legalità e sicurezza è un tema quotidiano. Per sconfiggerlo definitivamente ci vogliono investimenti da parte dello Stato che non sono adeguati e la rivoluzione culturale, che devo dire che nella nostra città invece è molto molto forte, però bisogna mai mollare, perché ci sono i simboli del bene e i simboli del male. C'è anche chi viene affascinato certe volte dalla violenza, dal crimine, dal machismo criminale, dalle nuove forme di devianza criminale, quindi è una, non bisogna mai sottovalutare nulla. Di quello di cui sono orgoglioso, che nella mia città c'è una maturità sempre più forte a schierarsi contro ogni forma di violenza, quindi non solo quella camorristica, ma anche quella di strada, quella istituzionale, quella razzista, quella delle discriminazioni, quella nei confronti delle donne, dei fragili. Quindi è una città molto matura da questo punto di vista. E poi lo voglio dire con orgoglio: da quando noi amministriamo, in questo palazzo che è dietro alle vostre spalle, si è rotto definitivamente il rapporto tra camorra e politica, che in una città come Napoli non è affatto scontato, così come non è scontato in tutte le altre città italiane.